Buongiornissimo a tutte, perdonatemi un po' la location un po' così, però ci tenevo a registrare questo video, soprattutto perché mi è stato richiesto in queste ultime settimane, soprattutto da quando praticamente ho preso questo prodotto qui. Ma funziona veramente questo siero per le ciglia tramite le pubblicità e le inserzioni, insomma, di Instagram? Siamo veramente bombardati da tutta questa pubblicità, non più l'allungamento delle ciglia, utilizziamo questo siero, eccetera, ce ne sono veramente una marea, cioè basta andare in giro e veramente ne vedete di tutti i colori. Ho deciso di provare sulla mia pelle o sulle mie ciglia, per essere un po' più precise, questo prodotto qua. Questo prodotto qui è, appunto, si chiama Mea Lash Advanced Lash Repair. Il brand, se non mi sbaglio, si chiama Plastimea, una roba del genere, ma comunque vi metto tutte le informazioni nell'info box. Io l'ho comprato praticamente su Amazon. Come mai sono venuta a conoscenza di questo prodotto e come mai ho deciso, appunto, di provarlo? Ho praticamente visto che lo sponsorizzava la Rotten su Instagram e su YouTube. Si chiama la Rotten Valentina. Io mi sono sempre fidata al 100% delle sue recensioni, quindi quando ho sentito che lei, appunto, ne parlava veramente bene e che comunque si stava facendo una sponsorizzazione, non mi sono beccata il suo codice sconto, peccato, ho detto: ma sai cosa, ma io comunque lo provo, me lo prendo lo stesso. Contate che quando lei ha iniziato a sponsorizzare il prodotto è andato a ruba. Io, dopo che lei aveva fatto le storie, appunto, dedicate a questo brand qui, il prodotto è andato out of stock, cioè incredibile, e praticamente ho dovuto aspettare la settimana dopo e l'ho preso anche senza codice sconto, ossia l'ho pagato circa 30 euro su Amazon. E lei, appunto, effettivamente faceva vedere il prima e il dopo. Devo dire che io sono all'interno della quinta settimana, quindi tecnicamente dell'ultima fascia in trattamento, ecco. È praticamente un siero che, appunto, si applica sulle ciglia, le fa crescere, comunque le rinforza, le allunga durante, appunto, tutto questo processo che dura all'incirca 5 settimane. Io ancora in toto non l'ho finita, però comunque penso che continuerò a fare questa cura finché ovviamente non mi finirà il prodotto, e penso che sinceramente lo ricomprerò. Penso di aver speso i miei 30 euro migliori della mia vita, anche evitando di fare laminazione con il semi permanente. Piccolo disclaimer: allora, prima di lasciarvi alle clip vecchie, appunto, del relativo video, volevo farvi vedere l'effetto. Sono struccatissima, quindi non badate, ma volevo farvi vedere l'effetto delle ciglia, adesso vi accenderò la videocamera, senza trucco, insomma, dopo effettivamente 5 settimane, e sto entrando praticamente nella sesta settimana, quindi penso che comunque sia, lo continuerò perché ce l'ho ancora, e però veramente le ciglia mi sono cambiate tantissimo. In più volevo farvi vedere l'effetto con una passata di questo mascara qui. Questo è un mascara che praticamente ho utilizzato / sto utilizzando in quest'ultimo periodo. Niente, volevo, appunto, metterlo un attimino con voi e farvi vedere l'effetto veramente di come cambia. Ovviamente non uso piegaciglia perché non mi serve proprio, e questo effetto ce l'ho con qualsiasi tipo di mascara ormai, cioè non mi interessa più proprio il mascara che metto. Questo è l'effetto. Invece, adesso vi faccio vedere l'effetto completo. Guardate la differenza. Pazzesca. Ma prima di parlarvi, insomma, di come mi sono trovata, volevo leggervi insieme gli ingredienti. Se voi andate su Amazon c'è, appunto, tutta la lista degli ingredienti. Ve la leggo così almeno non mi sbaglio. Io mi sono informata un pochettino su tutti gli ingredienti che ci sono, eccetera, se magari c'era qualcosa che faceva male. Loro vendono il prodotto come se fosse Loro vendono il prodotto con su scritto 100% naturale, ed è vero. Contiene biotina, impedisce la caduta delle ciglia accelerandone la crescita e rinforzandole in profondità, acido ialuronico, previene la caduta delle ciglia, collagene, rimpolpa e struttura le ciglia all'interno, semi di zucca, dove tra l'altro ho scoperto che i semi di zucca hanno una marea di proprietà, nutriente ed emolliente naturale, garantisce la salute delle ciglia, arginina, protegge le ciglia dagli agenti esterni, questa è un po' più complicata, veritostoile, pentapeptide 17, vabbè. Peptide cosmetico, stimola la produzione delle ciglia, la produzione naturale della cheratina, ovvero componente principale delle ciglia,
E sfingoli lipidi antiossidanti proteggono le ciglia alla pelle dai fattori inquinanti che si trovano nell'ambiente e dai danni chimici causati dal mascara, laminazione ed extension. Dato che questa comunque era una domanda che spesso mi veniva fatta, ma gli ingredienti come sono? Ma di su e di giù. Devo dire che qualità-prezzo super conveniente. Per un prodotto del genere che soprattutto ho testato e funziona effettivamente, perché io non ho mai avuto le ciglia così lunghe, davvero non posso che non parlarvene in maniera positiva. Quando ho visto il cambiamento, già da dopo 3-4 applicazioni ho notato proprio praticamente le mie ciglia che si sono allungate un sacco. Contate che io ho le ciglia asiatiche, quindi è veramente complicato gestire tante volte le mie ciglia. Devo trovare il mascara adeguato, non deve essere troppo pesante, perché sennò poi appunto già le ciglia, anche se già un po' in passato comunque le ho sempre avute un po' più lunghe rispetto magari ad altre asiatiche, però comunque sia erano dritte che tendevano verso il basso, quindi comunque dovevo prendere il piegaciglia, tirarle su, fare una prima passata, aspettare che si asciugasse, fare una seconda passata, aspettare che si asciugasse, fare una terza passata, aspettare che si asciugasse, cioè nel senso, proprio per l'effetto che io volevo naturale alla fine, perché era un effetto semplicemente naturale, che però io per avere quell'effetto lì dovevo mettermi chili chili di mascara, ho detto ma sai cosa, lo provo, vediamo, poi magari è una ciofecata, magari la Vale avrà sbagliato, e invece assolutamente no. Io già da dopo 3-4 applicazioni ho notato la differenza. Se voi andate a seguirmi all'interno del mio storie di Instagram, praticamente in evidenza ho messo tutto l'iter, cioè dal primo giorno di come erano le mie ciglia, che praticamente col fatto che le avevo veramente stressate quest'anno, poi anche col fatto, per esempio, mi ero presa di recente il mascara waterproof, che tra l'altro viene anche abbastanza sconsigliato perché comunque le ciglia le rovina. Le avevo veramente così tanto stressate che continuavano a cadermi, erano dritte tendenti verso il basso, ma proprio bruttissime, facevo una fatica boia a tirarle su. Ho notato veramente la differenza. Ho chiesto anche a mia mamma, che comunque non mi vedeva da un mese, come fossero le mie ciglia quando appunto erano tornate dalle Filippine. Io comunque le utilizzavo da circa una settimana. Infatti mi fa: ma cosa hai fatto? Hai fatto di nuovo la laminazione? Perché io a fine giugno avevo provato questa laminazione, invece no, era questo siero qui. Ho iniziato ad utilizzarlo dal 23 di agosto, 23 sera, fino ad oggi che siamo al 24 di settembre. È un prodotto valido ed è un prodotto soprattutto che funziona, soprattutto per me che, avendo le ciglia asiatiche, io non ho mai avuto le ciglia che fossero praticamente lunghe e che andassero verso l'alto. Io per esempio ho sempre stimato e invidiato anche da una parte le ciglia del mio amoroso, perché lui ha delle ciglia favolose, e io dico le avessi avute io le tue ciglia, sai, cioè una passata di mascara, ma anche senza mascara, sono così tanto folte che tendono verso l'alto e sono stupende. E si nota tantissimo anche la differenza con la parte sotto, cioè io quando metto il mascara devo stare attenta, perché a volte mi sbava addirittura da quanto sono lunghe, per farvi capire. Quindi davvero non posso che parlarvene bene, è un prodotto che consiglio altamente, che ho provato sulla mia pelle, che ho pagato con i miei soldi, quindi non è assolutamente sponsoring, non è pubblicità, non è neanche una collaborazione, io di mia spontanea volontà ho deciso di parlarvene. Come praticamente si applica questo siero? Lo faccio vedere brevemente. Se vedete, ha un pettinino fatto così, molto semplice, e niente, io praticamente lo applicavo come se fosse una specie di eyeliner all'attaccatura delle ciglia, e poi dopo lo lavoravo sempre con questo pennellino mignon su tutta la lunghezza, sia ciglia superiori che ciglia inferiori. Così ho sempre fatto la sera. Ammetto che la mattina mi ritrovavo con una marea di cispe negli occhi, però credetemi, anche e soprattutto le ciglia qua, le ciglia all'interno dell'angolo interno dell'occhio, è pazzesco, perché crescono in una maniera spropositata, che uno dice wow, ma cosa c'ho, le ciglia finte? Invece no, sono le vostre ciglia. Se avete qualsiasi tipo di domanda potete o lasciare qua un commento oppure scrivermi direttamente nelle direct del mio Instagram, anche privatamente, anche se so già che in questo periodo comunque ho ricevuto tante domande da parte vostra, come ti trovi, come non ti trovi, quindi comunque sia, ho sempre condiviso tutto il trattamento con voi, fondamentalmente sia dall'inizio che adesso che siamo verso la fine, e per quello ho deciso di fare un video unico in cui effettivamente ve ne parlavo. E niente, io spero tantissimo che questa recensione vi abbia fatto piacere, e spero di avervi dato uno spunto in più, appunto una certezza in più, ecco, per prendervi un siero che comunque fosse qualità-prezzo veramente buono, davvero. Fatemi sapere se lo avete già provato, se avrete intenzione di provarlo. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un pollicino in su e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Io vi mando tanti baci e noi ci vediamo al prossimo video. Cheers!